Direi che possiamo iniziare quello che è uno degli argomenti tra, diciamo, la complessità della materia degli appalti. Io credo che le modifiche, dei contratti pubblici sia una veramente delle materie più complesse, perché purtroppo, secondo me, la normativa, ci pone più di un dubbio. Infatti c'è una discussione aperta. Che vi invito, diciamo, al quale non l'abbiate ancora fatto, ad andare a vedere, sulla, appunto, su una modifica di un contratto che riguarda il servizio di pulizia, diciamo, è molto animata. E quello che emerge, diciamo, ma qual è la soluzione, diciamo, applicabile? E quindi è un dibattito effettivamente che ci sta, perché l'articolo 106 pone effettivamente un ventaglio di soluzioni a questo riguardo e quindi l'individuazione dello strumento giusto non è agevole perché, ripeto, c'è proprio una declinazione normativa che invece non è chiarissima sui quelli che sono i vari aspetti. Noi affrontiamo oggi, diciamo, appunto, questa, diciamo, quest'argomento abbastanza ostico, come sempre lo facciamo cercando di entrare quanto più possibile nel vivo proprio dell'operatività delle norme, ma anche se entriamo nel vivo, comunque alla fine proprio questa non eccessiva chiarezza, ecco, della norma. Qualche dubbio sempre lo pone. Io dico sempre che comunque dobbiamo andare alla sostanza delle cose, non dobbiamo avere timore poi quando applichiamo, diciamo, una norma che da un punto di vista logico può essere anche la nostra interpretazione, ma tra un ventaglio di scelte, ma noi scegliamo quella, la pubblica amministrazione individua quella, diciamo, come norma e poi magari sarà l'applicazione giurisprudenziale che ci dirà. No, non dovevi applicare quella, ma dovevi applicare quell'altra, ma sostanzialmente io credo che non cambi molto da un punto di vista poi anche dell'applicazione pratica. Ecco, quindi passiamo quindi diciamo, ad esaminare insieme questo argomento proprio sulle modifiche contrattuali. Innanzitutto dobbiamo fare i conti con quello che è il principio di carattere generale. Il principio di carattere generale è quando c'è una modifica, diciamo, del contratto, il principio è che devi fare una nuova gara, si deve fare una nuova gara, tranne appunto le deroghe e le eccezioni previste dalla normativa. Quindi questo è il principio, quindi è rovesciato, non è si possono fare le modifiche, il principio è, ovviamente in attuazione del principio di libera concorrenza, quando c'è da fare una modifica contrattuale devi fare una nuova gara, a meno che la fattispecie non rientri in una delle eccezioni previste dalla legge. Ecco, questo è l'approccio, diciamo, che dobbiamo avere. Quindi vedete l'articolo 106, comma 1 del decreto legislativo 50 del 2016 stabilisce che le modifiche, nonché le varianti, ecco un altro aspetto che dobbiamo esaminare, la terminologia. Noi siamo abituati a parlare sempre di varianti, ma in effetti la terminologia è diventata molto molto varia, il che aumenta la complessità della materia. Modifiche, varianti, modifiche sostanziali, varianti non varianti, insomma, veramente anche dal punto di vista terminologico non è facile andare a individuare proprio la fattispecie quando siamo in presenza di modifiche, quando siamo in presenza di varianti. E lo dicevo anche l'altra volta, questa complessità, se ci fate caso, quando gli appalti rientrano nell'ambito dei fondi comunitari, aumenta, perché noi abbiamo in genere dei manuali che sono stati elaborati a cavallo dell'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti, vale a dire nel 2016 inoltrato, per cui quando diciamo, cioè era avviata diciamo, la programmazione, l'attuazione della programmazione comunitaria. Per cui questa complessità deve fare i conti non solo con la norma che già di per sé è complicata, ma anche con le disposizioni dei vari manuali e le procedure. E quindi è veramente, veramente complicato. Io dicevo, sono stato 3 ore, 2 settimane fa, a discutere di una variazione senza
diciamo, cambiare l'importo senza cambio dell'importo in attuazione appunto di un fondo SIE, ma semplicemente era un appalto di 233.000 euro, una variazione di 31.000 euro, ma 3 ore di discussione senza arrivare a nulla. Tant'è vero che abbiamo, diciamo, dovuto convocare i tecnici, parlo della regione Campania, la mia regione, e quindi abbiamo dovuto convocare i tecnici del comune per capire, per partire dalla gara, come era stato elaborato. Questo per dire giusto la difficoltà che c'è, perché tra legge e manuale risulta difficile effettuare proprio un inquadramento sistematico certo, diciamo, di quella fattispecie. Quindi giusto per dare un inquadramento della complessità veramente dell'argomento che stiamo trattando. Quindi dicevo, l'articolo 106, che diciamo, è l'articolo che parla appunto delle modifiche contrattuali, stabilisce innanzitutto che le varianti, le modifiche dei contratti di appalto in corso di validità sono ammissibili nei casi, solo nei casi espressamente previsti, e devono essere autorizzati dal RUP. Le modifiche, le varianti devono essere autorizzate dal RUP. Nei casi espressamente previsti e autorizzate dal RUP. Quindi il principio guida in tema di modifiche contrattuali è quello dell'immodificabilità dell'oggetto contrattuale, cioè l'oggetto contrattuale in prima battuta non si modifica. E questo concetto è stato elaborato dalla giurisprudenza comunitaria, quindi dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea, la quale si è espressa osservando come le modifiche debbano comportare un nuovo affidamento laddove abbiano le caratteristiche di modifiche sostanziali. Quindi anche questo concetto di modifica sostanziale, che è diverso dalla modifica che invece è ammessa nei casi espressamente previsti, non è semplice andarlo a individuare. Questo è, noi dobbiamo fare i conti con questa situazione, cioè sulla difficoltà di andare a inquadrare quando si tratta di modifica ammessa, quando si tratta di modifica sostanziale che invece impone una nuova gara. E vi ripeto, se andate a vedere questa discussione che c'è nella nostra comunità di rete, veramente lì si capisce, se volete, su un argomento apparentemente banale, ma i dubbi li pone, cioè pone dubbi, e questo naturalmente può avvenire sempre. Ma io posso fare la modifica, posso attuare la modifica, o si tratta di una modifica sostanziale? Insomma, è un bel tema, è un bel tema, è diciamo solo il ragionamento, ecco, ma continuare il ragionamento continuo ci può dare una mano. Allora, l'ANAC nel parere numero 686 del 2017 ha richiamato tali principi, riportando in particolare il contenuto appunto della giurisprudenza comunitaria, sentenza della Corte di giustizia del 2010, che stabilisce al fine di assicurare la trasparenza delle procedure e la parità di trattamento degli offerenti, le modifiche sostanziali apportate alle disposizioni essenziali di un contratto costituiscono una nuova aggiudicazione di appalto. Quando ecco, ci incominciano a dare qualche elemento per individuare queste modifiche sostanziali. Quando siamo in presenza di queste modifiche sostanziali, allora questa sentenza della Corte di giustizia, ripresa appunto da questo parere dell'ANAC, ci dice: sono modifiche sostanziali quando presentino caratteristiche sostanzialmente diverse rispetto a quelle del contratto. La modifica di un contratto in corso di validità può ritenersi sostanziale qualora introduca condizioni che, se fossero state previste nella procedura di aggiudicazione originaria, avrebbero consentito l'ammissione di offerenti diversi rispetto a quelli originariamente ammessi o avrebbero consentito di accettare un'offerta diversa rispetto a quella originariamente accettata. Ora, vedete, noi discuteremo molto, ma alla fine il punto è: ma quand'è che io posso effettivamente considerare che quella modifica non è sostanziale e non avrebbe portato l'ammissione di
offerte diverse, alla fine la discussione, cioè, si fonda soprattutto su questo. E vi assicuro che non è semplice, diciamo, anche su appalti banali, ripeto, come l'esempio che è stato fatto, che la discussione in atto nella comunità di rete su servizi di pulizie, apparentemente banale, comunque comporta delle discussioni. Per quanto riguarda le modifiche sostanziali, appunto, è necessario indire una nuova procedura di aggiudicazione di appalto per modifiche che presentano caratteristiche sostanzialmente diverse da quelle dell'appalto iniziale e che di conseguenza sono tali da dimostrare la volontà delle parti di rinegoziare i termini essenziali di tale appalto. Ecco, vedete, sono altri elementi che si aggiungono. Peraltro questa è una sentenza recente della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sempre sulla stessa falsariga del maggio del 2020, ma poi alla fine si tratta sempre di andare a vedere nella sostanza, ma quando è che, diciamo che parliamo di modifica sostanziale? La disciplina dell'ordinamento italiano non reca un diretto riconoscimento normativo dell'obbligo di rinegoziazione dei termini del contratto, quante volte intervengano sovravvenienze idonee ad alterare l'originario equilibrio economico tra contraenti. In tale ipotesi, invero, il rimedio approntato dall'ordinamento giuridico interno deve essere individuato nella risoluzione. Non so se forse non Hai ragione, hai ragione. ero. Aerino, c'era un collegamento nuovo, non ti Un preoccupare, di microfono, fatti va. va benissimo. Quindi, dicevo. Anche l'ordinamento italiano, pur non prevedendo un diretto riconoscimento di quest'obbligo di rinegoziazione del contratto, ma va sulla stessa falsariga. Tanto è vero che l'articolo 106,4 ripropone, diciamo, lo stesso schema del comunitario, della giurisprudenza comunitaria, vale a dire la modifica sostanziale che non è ammessa nell'ambito dei contratti pubblici. Quindi vedremo dopo di declinare poi anche il comma 4 dell'articolo 106 che ci dà degli elementi, ma non ci dà le soluzioni, degli elementi per individuare la soluzione, ma la soluzione la dobbiamo sempre trovare noi però. Allora, vediamo il primo caso, quindi sono vari casi, diciamo, di modifiche contrattuali. Vediamo il primo. Il primo è la modifica ammessa prevista nei documenti di gara. E questo forse è il caso più semplice, direi. Quindi vedete, la prima modifica ammessa è quella che comporta meno problemi. La prima modifica ammessa, prevista dall'articolo 106,1 lettera A del decreto legislativo 50 del 2016, prevede tale possibilità se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali, in clausole che però devono essere chiare, precise e inequivocabili, che possono anche comprendere clausole di revisione dei prezzi. Allora, questo è il caso, ripeto, a mio avviso più semplice. La stazione appaltante già prevede che nel corso del svolgimento del rapporto contrattuale ci potranno essere delle modifiche. Lo dice prima, lo stabilisce prima, lo stabilisce in clausole chiare, quindi non da interpretare, ma lo stabilisce con chiarezza negli atti di gara. E quindi questo, diciamo, è il caso che effettivamente non dà problemi perché è già stato individuato dalla pubblica amministrazione. Quindi tali clausole fissano la portata di eventuali modifiche, nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate. Esse non apportano, è sempre quello, diciamo, il mantra, esse non apportano modifiche che abbiano l'effetto di alterare la natura generale del contratto, quindi sempre il discorso sulla modifica sostanziale, anche quando è la pubblica amministrazione a prevedere inizialmente la possibilità di modificare il contratto in corso di esecuzione, comunque non possono essere inserite delle clausole che abbiano l'effetto di alterare la natura generale del contratto in essere.
Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate sulla base dei prezzari regionali, ma solo per l'eccedenza rispetto al 10% rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà. Questa, diciamo, è la limitazione prevista dal codice degli appalti. Quindi si fa riferimento al prezzario regionale, ma solo se, diciamo, le variazioni di prezzo per, eventualmente per le nuove lavorazioni portano un'eccedenza rispetto al 10% del prezzo originario e comunque la misura deve essere pari alla metà. Per i contratti invece relativi a servizi o forniture, esecuzione continuata o periodica, quindi non i contratti a esecuzione istantanea, ma solo quelli di servizi e forniture a esecuzione continuata o periodica, e quelli stipulati dai soggetti aggregatori, quindi per esempio la stazione unica appaltante regionale, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1,511 della legge 208 del 2015, che prevedono la possibilità di modifica qualora si sia verificata una variazione che abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo in misura non inferiore al 10%. Quindi questa è una clausola, è l'unica clausola di revisione prezzi stabilita ex legge. Quindi, per questi servizi e forniture, servizi o forniture che abbiano queste caratteristiche, devono essere a esecuzione continuata o periodica, quindi non a esecuzione istantanea, e devono essere stipulati da soggetti aggregatori, quindi ad esempio stazioni uniche appaltanti regionali o anche Consip, e allora in questo caso è possibile la revisione dei prezzi, quindi anche se non è stata prevista in queste famose clausole contenute negli atti di gara, che ha con un contenuto chiaro, preciso e inequivocabile, può essere applicata, perché lo prevede la legge, questo articolo 1,511 della legge 208 del 2015, ma l'aumento o la diminuzione del prezzo deve scattare al di sopra del 10%, perché tutte le variazioni inferiori al 10% non possono essere prese in considerazione dalla pubblica amministrazione. Allora, vediamo la seconda modifica ammessa. E qui, diciamo, cominciano le difficoltà. Quindi la seconda modifica ammessa riguarda lavori, servizi o forniture supplementari. Quindi la seconda modifica ammessa, prevista dall'articolo 106,1 lettera B del decreto legislativo 50 del 2016, prevede tale possibilità per lavori, servizi o forniture supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente risulti impraticabile per motivi economici o tecnici, quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale, e quando, oppure quando comporti il cambiamento per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi. Quindi che cosa ci dice questa norma? Ci dice che una deroga è possibile per lavori, servizi o forniture supplementari, quando però, anche quando questi non erano inclusi nell'appalto iniziale, parliamo di lavori, servizi e forniture supplementari, quindi non erano stati inclusi, diciamo, nell'appalto iniziale, ma la pubblica amministrazione deve motivare, diciamo, questo cambiamento. Quindi come lo motiva? Quando questo cambiamento del contraente risulti impraticabile
per motivi economici o tecnici, quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale, oppure quando il cambio del contraente comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi. Quindi questa è la motivazione, cioè questi lavori, servizi o forniture supplementari sono ammissibili purché, diciamo, ci siano queste condizioni, cioè l'amministrazione motivi perché, diciamo, ovviamente in corrispondenza della legge, in corrispondenza di questi elementi che la legge individua, perché ha dovuto ricorrere a una modifica contrattuale. Altra limitazione, il contratto può essere modificato se l'aumento, l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale. Quindi fino al 50% del valore del contratto iniziale può essere ammessa questa modifica. E anche non soltanto in una sola volta, perché ci possono essere anche più modifiche successive che arrivino poi al 50% del valore originario del contratto. Quindi anche, diciamo, in occasione di più modifiche, purché non si superi il 50% del costo iniziale del contratto. Le amministrazioni aggiudicatrici, nei casi suddetti, pubblicano la modifica sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea. In caso di appalti sopra soglia, quindi obbligo di comunicazione, e sulla Guri in caso di appalto sotto soglia, nonché effettuano comunicazione all'ANAC entro 30 giorni dal loro perfezionamento, ma questo vale soltanto, diciamo, in alcuni casi, diciamo, di appalto sopra soglia, perché altrimenti si comunica all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici, ma lo vedremo, diciamo, dopo nel dettaglio quali sono gli obblighi di modifica, di pubblicità, ecco, di comunicazione di questo. Quindi è ammissibile la modifica in caso di lavori, servizi, forniture supplementari, ma soltanto quando risulti impraticabile per motivi economici o tecnici. Una nuova gara, oppure quando, diciamo, una nuova gara comporterebbe o notevoli disguidi dal punto di vista dell'esecuzione del contratto o una consistente duplicazione dei costi. In ogni caso è la pubblica amministrazione che deve andare a motivare queste ragioni. La terza modifica, quindi la seconda modifica, ovviamente non è prevedibile, no? Quindi quando per circostanze sopravvenute Dottor ora, Caversuto, prego, cosa prego, prego. invece, ad esempio, tra la gara e la messa in opera dell'intervento, ad esempio di un impianto fotovoltaico, facciamo questo caso, passa molto tempo e quindi nel momento in cui poi il lavoro deve essere realizzato, i pannelli, ad esempio, oppure gli inverter non sono più in commercio perché sono stati sostituiti da altri più, diciamo, più aggiornati, più efficienti. Certo. Si deve anche in questo caso fare una nuova gara oppure è possibile fare, diciamo, la modifica? Non c'è Beh, bisogno di andare alla nuova gara. da questo punto di vista l'oggetto non cambia, cioè se facciamo l'esempio, Cambiano le diciamo, quantità molto spesso perché sono legate alla potenza degli impianti e appunto, ai prezzi. esatto, è appunto, però ecco, vedete, sono due cose distinte. Allora, cioè, diciamo che questa forse non sarebbe una fornitura supplementare, credo che rientri più in questo caso qui. Però noi ci scontriamo anche con una revisione dei prezzi, perché quando parliamo soltanto di revisione dei prezzi, cioè se sono due ipotesi distinte. Se il pannello è lo stesso, no, ma diciamo, è passato tanto tempo, il pannello costa di più. Allora, purtroppo, se non è stato inserito, se la revisione dei prezzi non è stata inserita negli atti di gara, e non si può applicare.
Quindi No, il l'unica. fine del tunnel non è lo stesso perché ha No, infatti, no, stavo facendo. una potenziale maggiore. Quindi, ad esempio, a posto di Sì. un pannellone nuovo potrebbe rappresentare la potenza di 2 o 3 pannelli della vecchia. Perfetto. E il E prezzo quindi. di genere è molto più basso con i nuovi pannelli, sono più Ah, bassi vabbè, quindi c'è una. addirittura, sì. Allora in questo è più semplice, diciamo. In questo, quando il prezzo è più basso non vi dovete mai preoccupare, quindi è sicuramente più semplice. Anche se è comunque complesso andare a individuare la fattispecie. Io non vedo l'applicazione dell'articolo 106,1 lettera B, perché non è diciamo una fornitura supplementare. È semplicemente una variazione del tipo tecnico, no? Di pannello, e forse rientra più in quest'altro caso, cioè quando c'è una variazione contrattuale per circostanze impreviste e imprevedibili. Quindi si applica, a mio avviso, l'articolo 106,1 lettera C, che è questo che stiamo andando a vedere adesso. Quindi, vedete, la difficoltà è sempre nell'inquadramento, quindi laddove c'è soltanto una revisione del prezzo, ma la prestazione è la stessa, e allora purtroppo non c'è niente da fare. O è previsto prima, cioè è previsto negli atti di gara, altrimenti non si può applicare la revisione dei prezzi. Viceversa, se la revisione dei prezzi si accompagna a una modifica contrattuale, cioè il pannello è diverso perché è più avanzato, no? Poi se diminuzione il prezzo tutto diventa più semplice, ma comunque l'inquadramento è sempre lo stesso, e quindi posso farlo e posso attuare l'articolo appunto 106,1 lettera C. Quindi è più un problema di inquadramento, ma se fosse il prezzo più alto sarebbe la stessa cosa, cioè comunque andrebbe inquadrato, diciamo, in questa fattispecie. Comunque queste sono le fattispecie in cui ci sono circostanze sopravvenute in corso di esecuzione, no? Quindi, oppure quando anche l'esecuzione non è ancora cominciata, ma quando il contratto è già stato stipulato. Quindi la situazione, diciamo, è la stessa. Quindi la terza modifica, appunto, è quella dell'articolo 106,1 lettera C, e prevede, diciamo, questa possibilità quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni. Innanzitutto, la necessità di modifica deve essere determinata da circostanze impreviste e imprevedibili. Quindi io non lo potevo sapere prima, quando ho bandito la gara. Quindi queste circostanze devono essere impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice. In tali casi, le modifiche all'oggetto del contratto assumono le denominazioni di variante in corso d'opera. Quindi, se vogliamo stare proprio alla terminologia, no, utilizzata dal codice, tutte le altre sono modifiche contrattuali. Le varianti in corso d'opera, quelle che noi siamo abituati comunque a chiamare varianti in corso d'opera, sono solo queste, cioè quando si verificano modifiche per circostanze impreviste e imprevedibili intervenute in corso di esecuzione. Solo in questo caso noi possiamo parlare di variante in corso d'opera. Anche nel caso precedente, rientrano sempre nelle modifiche contrattuali, quelle dei lavori, servizio, forniture supplementari. Quando invece parliamo di modifica, cioè si deve modificare diciamo, l'esecuzione di lavori o diciamo, l'esecuzione di servizi o anche una fornitura, parliamo di variante, non quindi in più, ma modifica, parliamo di varianti in corso d'opera. Quindi perciò dicevo che nel caso prospettato, secondo me, questa è la fattispecie applicabile. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti. La modifica poi non deve alterare la natura generale del contratto, ma questo, diciamo, questa è una condizione generale. Abbiamo visto che deriva dal principio
di immodificabilità del contratto. Quindi questo si accompagna a tutte le cause di modifica. Quindi la base è che comunque non ci deve essere un'alterazione, una cosiddetta modifica sostanziale, come la definisce, diciamo, la giurisprudenza comunitaria, ma come la definisce, lo vedremo, il comma 4 dell'articolo 106 del codice degli appalti, quindi non deve essere comunque alterata la natura generale del contratto. Il contratto in tal caso può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale e la stessa condizione prevista dall'articolo 106,1 lettera B per i lavori, servizi e forniture supplementari. Quindi in ogni caso la variazione, quindi la variante, anzi la variante, chiamiamola, diciamo, con il nome che ha dato il legislatore, la variante in corso d'opera in questo caso comunque non deve superare il 50% del valore del contratto iniziale, 50% che può essere raggiunto anche in più step, anche in più modifiche successive. La cosa importante è che la somma di queste modifiche non superi il 50% del valore del contratto iniziale. Anche in questo caso la variante sopra soglia deve essere pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Europea e invece sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in caso di appalti sotto soglia. Vediamo questa domanda. In quali casi le integrazioni all'oggetto del contratto assumono la connotazione di variante in corso d'opera? Allora, qui, dicevo, andiamo, diciamo, nel concreto, no? Pensiamo all'appalto di lavori, ma cioè, quando si va a modificare, diciamo, un lavoro pubblico, quando è che possiamo dire che la variante non assume la caratteristica di modifica sostanziale, che non sarebbe ammessa, no? Dal codice dei contratti. Allora devo far riferimento al DPR 380 del 2001, cioè il DPR, diciamo, sulla edilizia e urbanistica, che pure parlano, no? Di variante, cioè di variante in corso d'opera, di variante che è ammessa. Allora è quello il nostro riferimento? È un argomento di discussione questo. Quindi la sentenza del Consiglio di Stato ci dice che la variante in corso d'opera costituisce una modalità per adeguare un progetto in itinere prima della chiusura dei lavori a esigenze pratiche riscontrate in corso di esecuzione. Le modifiche, sia qualitative che quantitative, apportate al progetto originario possono considerarsi varianti in senso proprio soltanto quando quest'ultimo non venga comunque radicalmente mutato, cioè il progetto non venga radicalmente mutato nei suoi lineamenti di fondo, sulla base di vari indici, quali la superficie coperta, il perimetro, la volumetria, nonché le caratteristiche funzionali e strutturali interne ed esterne del fabbricato. Quindi, diciamo, ecco, vedete, si aggiunge sempre qualche indicazione. Quindi, quali sono i lineamenti di fondo, no, per un appalto di costruzione di un'opera infrastrutturale, di un immobile? E dice il Consiglio di Stato: sono la superficie coperta, il perimetro, la volumetria, nonché le caratteristiche funzionali e strutturali interne ed esterne del fabbricato. Ma guardate, io non voglio aumentare la complessità, perché comunque la materia è già di per sé complessa, ma io vi faccio semplicemente questa osservazione, la faccio a me stesso e la giro a voi. Ma noi abbiamo visto poc'anzi, ma l'articolo 106,1 lettera B non prevede la possibilità di attuare dei lavori, servizi e forniture supplementari? Quindi, oltre a essere supplementari, devono anche, diciamo, non stare all'interno, diciamo, di una qualificazione progettuale. E qual è allora questo limite? Quindi, vedete,
Purtroppo non è semplice andare a individuare, diciamo, quando parliamo di varianti, ai sensi del codice degli appalti, e probabilmente quando parliamo di varianti, ai sensi della normativa edilizia, della normativa urbanistica. Quindi probabilmente noi, è chiaro che il presupposto, cioè per operarsi una variante, allora bisogna ottenere ovviamente, diciamo, tutte quelle che sono le autorizzazioni dal punto di vista urbanistico, ma una volta ottenute queste autorizzazioni e quindi capito che una variante è ammissibile, allora basta questo per qualificare come possibile l'appalto, cioè la modifica dell'appalto. Ecco, questa è una cosa che noi possiamo risolvere solo caso per caso. Quindi noi dobbiamo introitare bene quella che è la normativa, che ci deve fornire ovviamente da supporto, e poi la dobbiamo applicare, diciamo, ripeto, nel migliore dei modi, diciamo, applicandola con ragionevolezza e, se volete, anche tenendo conto che comunque una valutazione, diciamo, quando parliamo, no, sì, si può fare una motivazione che è una condizione che passa attraverso la motivazione, a mio avviso, connotata da molto da discrezionalità tecnica. Come sapete, la discrezionalità tecnica è insindacabile. Quindi, se non, diciamo, per manifesta irragionevolezza, cioè quando è proprio un errore palese, che il mio giudizio tecnico è stato travisato, quindi è palesemente errato, ma altrimenti il mio giudizio tecnico ed è insindacabile anche da parte del giudice amministrativo, per cui comunque dobbiamo stare tranquilli, ecco, dobbiamo applicarla bene la normativa, ma una volta presa la decisione poi non è che possiamo preoccuparci di come l'abbiamo decisa, insomma. Ecco. Vediamo il quarto caso, la quarta modifica ammessa. Quindi finora abbiamo visto una modifica prevedibile, l'inserimento delle modifiche già negli atti di gara, due modifiche imprevedibili, cioè per circostanze che non erano previste né erano prevedibili, lavori, servizi e forniture supplementari, varianti in corso d'opera, quindi modifiche del contratto rese necessarie da una circostanza sopravvenuta nel corso dell'esecuzione. La quarta modifica invece è una modifica soggettiva, riguarda la sostituzione del contraente. Quindi vedete, la quarta modifica ammessa, prevista dall'articolo 106, comma 1, lettera D del decreto legislativo 50 del 2016, come modificato dall'articolo 70,1 del decreto legislativo 56 del 2017, che è il primo correttivo al codice degli appalti, prevede tale possibilità se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto a causa di una delle seguenti circostanze: sia stata prevista negli atti di gara una clausola di revisione inequivocabile, in conformità alle disposizioni di cui alla lettera A, e questo è un caso che non dà problemi. L'ho previsto prima, la stazione appaltante ha previsto prima la possibilità di sostituire un nuovo contraente, lo ha inserito, diciamo, nelle clausole di gara, e quindi era già prevedibile, non c'è nessun tipo di problema. Il caso del numero 2 è il caso che più comporta problemi. All'aggiudicata iniziale succeda per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizioni o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato a eludere l'applicazione del presente codice. Faremo, diciamo, un approfondimento specifico su questo caso, che è il caso che più comporta problemi. C'è stata una cessione di azienda, c'è stata una cessione di ramo di azienda, c'è stato un affitto di azienda.
lo posso accettare? Cioè, posso accettare il subentro di questo appaltatore, cioè di questo subentrante, no? Nell'ambito contrattuale. E che cosa devo fare? Sicuramente devo verificare che il subentrante soddisfi tutti i criteri abbia i requisiti, ovviamente, per contrattare con la pubblica amministrazione, ma la norma dice che deve soddisfare anche i criteri di selezione qualitativa, quindi anche i requisiti specifici previsti dal bando di gara. E non sia finalizzata questa sostituzione elude dell'applicazione del presente codice, perché effettivamente occorre alzare le antenne quando si verifica, appunto, in corso di esecuzione una sostituzione di contraente, perché bisogna indagare, bisogna capire perché è avvenuta questa sostituzione, che per inciso può anche rientrare nell'ambito dell'articolo 41 della Costituzione, libertà di iniziativa economica privata, ma potrebbe anche nascondere, diciamo, qualche situazione, diciamo, meno chiara. Altra ipotesi nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori. E anche questa, diciamo, un'ipotesi più semplice, perché si verifica quando l'appaltatore non paga il subappaltatore. Allora, in questo caso, il subappaltatore ha la possibilità di rivolgersi direttamente alla stazione appaltante per ricevere il pagamento, ovviamente il pagamento dell'importo dovuto all'appaltatore principale, ma in questo caso diciamo, è una sostituzione, una possibilità di sostituzione prevista dalla legge, e questa non comporta nessun tipo di problema. Quindi la prima e la terza non comportano problemi, la seconda è, diciamo, abbastanza problematica invece. Allora, vediamo questa domanda. È ammissibile la rinuncia di uno o più componenti nel raggruppamento temporaneo di impresa in corso di gara? Allora, quindi in corso di gara, è questo. L'articolo 48,19 del decreto legislativo 50 del 2016 prevede che, ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca a un unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento, e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. In ogni caso, la modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata a eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara. Quindi, in prima battuta, sì, è ammessa la modifica dell'RT, ma solo per esigenze organizzative del raggruppamento, e anche se l'RT si riduce a un solo soggetto, purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati a lavori, servizi e forniture da svolgere. In ogni caso, però, vedete, c'è bisogno di un'indagine della pubblica amministrazione, quindi volta a verificare che questa modifica dell'RT con la rinuncia progressiva di più componenti non sia finalizzata a eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara. Quindi questa esclusione di questo RT, questo recesso, non sia dettato non da esigenze organizzative, ma bensì dal fatto che poi comunque diciamo, il partecipante ha scoperto che avrebbe inficiato la partecipazione di tutto l'RTI, diciamo, la sua partecipazione. Quindi attenzione, diciamo, a questo aspetto. Vediamo, continuiamo nella risposta. Nell'ambito di una procedura a evidenza pubblica, la normativa di cui all'articolo 48,19 del decreto legislativo 50 del 2016 esclude per i raggruppamenti temporanei di impresa l'ammissibilità di una modifica soggettiva del raggruppamento medesimo laddove sia finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara. Quindi si ribadisce
quello che è previsto dalla norma. Cioè, se l'amministrazione scopre che la modifica soggettiva, la rinuncia di uno dei partecipanti all'RTI è intervenuta semplicemente perché mancava un requisito di partecipazione alla gara, e allora questa non è ammessa. Con la conseguenza che l'estromissione di un'impresa partecipante a un raggruppamento nel corso della procedura di gara non può essere eseguita al fine di sanare ex post una situazione di preclusione all'ammissione della procedura medesima in ragione della sussistenza al momento dell'offerta di cause di esclusione riguardanti il soggetto estromesso, pena la violazione della par condicio tra i concorrenti. Quindi, se si verifica una situazione del genere, va escluso tutto il raggruppamento, e questa è una sentenza recente del TAR Emilia-Romagna del giugno del 2020. Quindi attenzione a verificare perché si è, quindi anche diciamo in caso apparentemente banale, no? Io rinuncio a partecipare all'RT, ma se tu hai i requisiti puoi partecipare, puoi andare avanti, a meno che non l'hai fatta apposta per evitare l'esclusione di tutto l'RT per mancanza di uno dei requisiti di partecipazione. Veniamo a un altro caso, cioè la cessione di ramo d'azienda. Che effetti ha sul requisito di qualificazione? Quindi vedete, la domanda è: nel caso di cessione di ramo d'azienda, qual è l'impatto di tale evento sui requisiti di qualificazione? In particolare, il cedente perde la qualificazione SOA, ovviamente parliamo di lavori pubblici, oppure no? Quindi, nel caso di cessione di ramo d'azienda, l'azienda che cede perde automaticamente la qualificazione SOA, oppure no? Allora, la risposta, la giurisprudenza si è divisa su due tesi opposte. La tesi, e questo può avere riflessi anche, diciamo, sulla partecipazione del soggetto per pensare ad altri appalti, no? Quindi mi viene a mancare, diciamo, il requisito di qualificazione oppure no? La giurisprudenza si è divisa su due tesi opposte. La tesi dell'automatismo è sostenuta dal Consiglio di Stato, diciamo, in varie sentenze 2015, 2016, eccetera. E questo orientamento dice che nel caso di cessione di ramo di azienda il cedente perde automaticamente le qualificazioni, poiché ciò non lo esonera dal chiedere a una società di organismi di attestazione l'attestazione di qualificazione. Quindi la prima tesi, quella dell'automatismo, ritiene: hai ceduto il ramo di azienda, hai perso la qualificazione SOA, l'hai persa automaticamente. La tesi contraria, invece, definita sostanzialistica, è sostenuta dal Consiglio di Stato, sempre in varie sentenze del 2016, e questo orientamento ritiene che si debba verificare in concreto, invece, l'entità dei beni e dei rapporti trasferiti con il negozio traslativo, al fine di accertare se di vero e proprio trasferimento di ramo di azienda si sia trattato o non piuttosto di trasferimento di singoli cespiti. Pertanto, deve escludersi che ogni trasferimento di ramo aziendale comporti comunque l'automatica decadenza dalla titolarità delle attestazioni SOA, anche se il cedente non perde la consistenza che gli ha consentito di ottenerne il rilascio. Quindi questa seconda tesi, definita sostanzialistica, ritiene che si debba valutare caso per caso se effettivamente il cedente, nel caso di cessione di ramo di azienda, abbia perso quei requisiti di qualificazione SOA che diciamo, aveva all'inizio e gli avevano consentito appunto di ottenere la qualificazione SOA. Il contrasto giurisprudenziale tra le due tesi è stato risolto dall'adunanza plenaria del Consiglio di Stato con questa sentenza numero 3 del 2017, la quale ha aderito alla tesi sostanzialistica, ritenendo che la permanenza della qualificazione deve essere accertata dal soggetto competente, quindi la società o l'organismo di attestazione, a verificare la sussistenza dei requisiti, quindi la appunto i requisiti della qualificazione SOA.
Tale accertamento potrà avvenire tanto in sede di verifica periodica, no? Quindi verifica periodica o a campione o diciamo, la verifica triennale prima della scadenza dei 5 anni, verifica triennale che è pure obbligatoria, quanto in sede di verifica straordinaria. La verifica straordinaria potrà essere in questo caso attivata dalla SOA su segnalazione dell'ANAC a seguito appunto della modifica del soggetto, ovvero nel caso in cui la cessione avvenga in corso di gara su istanza della stazione appaltante, cui la cessione deve essere tempestivamente comunicata o delle altre imprese partecipanti alla gara. Insomma, comunque ci vuole una nuova qualificazione dell'ANAC volta a capire se il cedente, l'azienda cedente, abbia mantenuto o meno i requisiti di qualificazione SOA. Le SOA hanno poi l'obbligo di dichiarare ovviamente la decadenza dell'attestazione di qualificazione qualora accertino che sia venuto meno il possesso dei requisiti. Quindi, tesi sostanzialistica, sentenza dell'adunanza del Consiglio di Stato, adunanza plenaria del Consiglio di Stato numero 3 del 2017. Veniamo ancora a un'altra domanda. Sul rimborso della ritenuta dello 0,5% in caso di cessione di ramo di azienda. Quindi, la domanda è: in merito alla previsione dello svincolo dello 0,5% a conclusione del contratto, nel caso in cui sia intervenuta la cessione di ramo di azienda, lo 0,5 va liquidato alla ditta cedente per quanto fatturato sino al momento della cessione del ramo di azienda, oppure va liquidato l'intero importo trattenuto alla ditta subentrante? Voi sapete che c'è l'obbligo di legge, ai sensi dell'articolo 30,5 bis del decreto esecutivo 50 del 2016, di applicare sull'importo netto progressivo delle prestazioni, quindi sui SAL, una ritenuta dello 0,5% a garanzia della regolarità contributiva. Quindi questo serve, se, diciamo, come garanzia ulteriore per il versamento dei contributi previdenziali in favore dei lavoratori dell'appaltatore. Quindi c'è questa ritenuta, l'obbligo di ritenuta dello 0,5% appunto sui SAL, sull'importo appunto netto progressivo delle prestazioni, e quindi questa ritenuta è svincolabile solo in sede di liquidazione finale a esito positivo del collaudo e previa verifica della regolarità contributiva. Quindi questa la norma dice che si può pagare solo dopo il collaudo o certificato di regolare esecuzione e quindi solo alla fine, quando il risultato che diciamo, l'appalto è stato eseguito regolarmente e che la regolarità contributiva, che c'è la regolarità contributiva, quindi che il DURC è regolare, e allora si svincola la somma. Nel caso di cessione di ramo d'azienda, questa somma, questo 0,5% che è stato trattenuto dalla stazione appaltante, a chi va rimborsato? Alla ditta cedente o alla ditta subentrante? O in quota, diciamo, alle due ditte? Allora, la risposta è: in caso di cessione di ramo di azienda, fatte salve diverse e chiare però previsioni contenute nell'atto di cessione, quindi c'è spazio anche per la volontà negoziale, no? Cioè, le parti potrebbero pure dire lo 0,5% sarà rimborsato direttamente al subentrante. Ma diciamo, se invece non c'è una volontà negoziale in questo tipo, allora le somme vanno svincolate pro quota a favore del cedente per le somme da questa fatturate fino alla data di efficacia della cessione. Le altre ovviamente saranno svincolate in favore della ditta subentrante. Veniamo alla quinta modifica ammessa. La quinta modifica riguarda una modifica per valore, riguarda le modifiche non sostanziali. Quindi
scusate, riguarda le modifiche non sostanziali, e quindi no, non per valore. La quinta modifica ammessa, appunto, prevista dall'articolo 106,1 lettera E del decreto legislativo 50 del 2016, prevede tale possibilità se le modifiche non sono sostanziali. E questo, a mio avviso, già un po' aumentano anche le nostre incertezze. Ma sappiamo già che le modifiche non devono essere sostanziali, perché se sono sostanziali, alterano la natura e l'equilibrio del contratto e non sono ammesse. Quindi tutte le modifiche non devono essere sostanziali. Quindi che cosa sono queste modifiche non sostanziali previste dal codice dei contratti? Allora vediamo, perché questa disposizione si va a integrare con il comma 4 del decreto legislativo 50 del 2016, che invece prevede che la modifica del contratto è considerata sostanziale quando altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti. In ogni caso, una modifica è considerata sostanziale se si presentano uno o più delle seguenti condizioni. Quindi vediamo che come definisce invece il nostro codice dei contratti la modifica sostanziale. Qua, è sostanziale la modifica che introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla gara. È chiaro che tutte queste cose sono oggetto di valutazione, ecco perché facevo prima riferimento alla discrezionalità tecnica. È un giudizio tecnico questo. Quindi, a mio avviso, non c'è una soluzione che naturalmente va individuata nella singola situazione del caso concreto, e però passa attraverso necessariamente la motivazione che deve tener conto della norma, la norma che fa riferimento a questi elementi, diciamo, sulla modifica appunto sostanziale. Altra ipotesi è quando la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario, ma chiaramente se io prevedo dei servizi, forniture, lavori supplementari, è chiaro che cambia, diciamo, l'equilibrio economico a favore dell'aggiudicatario. Cioè, quello che voglio dire, queste indicazioni non possono essere prese alla lettera, perché altrimenti non sarebbe mai possibile, diciamo, una modifica del contratto. Va, diciamo, va applicata, ecco, con equilibrio a seconda dei casi. Oppure quando la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto. Ma dico io, ma se noi abbiamo già una previsione che fissa un limite, no? A proposito delle modifiche sopravvenute, imprevedibili, abbiamo visto che il limite è il 50%. Quindi notevolmente è quello che va oltre il 50%. Certo, oltre il 50% non è possibile. Me lo stabilisce già il codice degli appalti, che non posso andare oltre quell'importo percentuale del 50%. Oppure se un nuovo contraente sostituisce quello cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore aveva inizialmente aggiudicato l'appalto, in casi diversi da quelli previsti al comma 1 lettera D. Allora, in questo caso è chiaro che anche la modifica soggettiva non è ammessa, perché la modifica soggettiva è ammessa nei soli casi, appunto, che sono stati previsti dall'articolo 106,1 lettera D. Quindi vedete, insomma, per quanto riguarda questi ultimi casi, diciamo C e D, è chiaro che siamo nell'ambito comunque delle previsioni contrattuali. La qualificazione, quando è che c'è una modifica sostanziale, cioè se, diciamo, le modifiche avrebbero determinato l'ammissione di candidati diversi, forse,
o l'accettazione di un'offerta diversa, e chi può dirlo? Voglio dire, è difficile, cambia l'equilibrio economico del contratto, ma ogni modifica, diciamo, lo cambia sempre. Forse deve essere mantenuto, diciamo, sostanzialmente lo stesso equilibrio, cioè le stesse condizioni di base del contratto non devono essere alterate, no? Quindi con diciamo una previsione di eccessivo vantaggio per l'appaltatore. Si può dare un'interpretazione di questo tipo, ma passa il tutto necessariamente attraverso una valutazione del caso concreto. Le stazioni appaltanti poi possono stabilire negli atti di gara soglie di importi, diciamo, per le modifiche contrattuali, quindi possono prevedere anche dei limiti, anche sotto il 50%, no? Si autolimitano in questo caso alla modifica contrattuale. Bene, io direi prima di passare anzi, vediamo prima le modifiche per valore, poi facciamo, diciamo, una pausa brevissima, giusto per riposare gli occhi, ma di 5 minuti, non di più di 5 minuti. Allora, vediamo l'altra modifica ammessa, quella per valore. I contratti possono essere parimenti modificati senza necessità di una nuova procedura, ai sensi dell'articolo 106, comma 2 del decreto legislativo 50 del 2016, come sostituito dalla prima modifica, al primo correttivo agli appalti, il decreto legislativo 56 del 2017, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori, cioè al di sotto delle soglie comunitarie, quindi contratto è sotto soglia, e il contratto non supera il 10% del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture, ovvero il 15% del valore iniziale per i contratti di lavori. E quindi questo forse ci dà una maggiore sicurezza, anche se anche qui ci viene ricordato l'applicazione del principio di carattere generale, cioè in ogni caso la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto. Però diciamo che quando si tratta di un appalto sotto soglia, quando il valore della modifica del valore iniziale del contratto non supera il 10% per i contratti di servizi e forniture, ovvero non supera il 15% del valore iniziale per i contratti di lavori, e comunque possiamo, diciamo, stare abbastanza tranquilli, insomma, no? Nella nostra interpretazione. Siamo entro queste modifiche, questi limiti delle modifiche per valore, quindi qui io direi, qua possiamo stare tranquilli e tutte le discussioni recedono, insomma, di fronte al rispetto di questi limiti per valore. Quindi vedete come le varie norme si intersecano poi, perché naturalmente noi possiamo avere un appalto che viene modificato per circostanze impreviste e imprevedibili, ma tutto il ragionamento, ma c'è effettivamente questa circostanza imprevista e imprevedibile, ma questo non modifica, ma se invece si fosse fatto l'appalto fin dall'inizio con queste modifiche sarebbero pervenute delle offerte diverse, sarebbero intervenuti anche nella gara soggetti diversi, allora tutte queste condizioni io non me le faccio, perché ho rispettato il limite delle modifiche per valore e sto, diciamo, relativamente più tranquillo. In caso di modifiche successive, anche in questo caso, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Quindi posso attuare più modifiche che mi facciano arrivare al 10% delle modifiche per contratti di servizi e forniture, il 15% delle modifiche per i contratti di lavori. Qualora la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, la modifica è consentita solo nei limiti di cui sopra. Quindi posso attuare delle modifiche anche quando c'è la necessità di ovviare a errori progettuali, ma lo posso fare solo nell'ambito di questi limiti per valore, fermo restando
la responsabilità dei progettisti esterni. Le amministrazioni aggiudicatrici, nei casi suddetti, effettuano comunicazione all'ANAC entro 30 giorni dal loro perfezionamento. Di un'altra modifica del contratto, anche questa, diciamo, anche questo non è semplice, andare a inquadrare, ma quando si applica un caso, quando si applica un altro, diciamo, è un quesito che secondo me ci porteremo sempre dietro. Con questa situazione attuale. E parliamo quindi del quinto d'obbligo, peraltro un istituto che ha radici storiche, cioè sono quasi 100 anni, cioè, no, più di 100 anni, scusate, perché questo era previsto dal primo codice degli appalti del 1865, quindi veramente parliamo di un, diciamo, un istituto storico, veramente. Sono quasi 150 anni, insomma, no, più di 150 anni, insomma, che vige. Allora, la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originale. Quindi, è come se fosse una modifica ulteriore, diciamo, quella del quinto d'obbligo, diciamo, a vantaggio della stazione appaltante. Quando si impone una modifica in aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto d'obbligo, si può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originale. In tal caso, l'appaltatore non può nemmeno far valere il diritto alla risoluzione del contratto, ma deve accettare il quinto d'obbligo. In merito all'applicabilità della disposizione contenuta nel comma 12, quindi nell'ambito delle modifiche contrattuali previste appunto dal comma 12 dell'articolo 106 del decreto legislativo 50 del 2016, la giurisprudenza ha stabilito che la norma, pur se ritenuta applicabile in caso di errore della stazione appaltante, quindi applicabile anche in caso di errore della stazione appaltante, non quindi necessariamente in caso di sopravvenienze straordinarie e imprevedibili, presuppone sempre che l'esigenza di aumento o di diminuzione delle prestazioni contrattuali emerga in corso di esecuzione. Quindi anche qui si deve trattare di una situazione intervenuta nel corso dell'esecuzione, ma valutata tale dalla stazione appaltante, come se fosse, diciamo, una situazione, e questa è una sentenza recente del Consiglio di Stato del febbraio 2020, è come se il quinto d'obbligo fosse una facoltà a favore della stazione appaltante, ma, diciamo, per ragioni sopravvenute nel corso dell'esecuzione del contratto, quella di aumentare o anche diminuire, intendiamoci, il valore del contratto. Quindi il 20% in più o in meno è possibile sempre attuare e l'appaltatore non si può nemmeno rifiutare, ovviamente attuata alle stesse condizioni previste nel contratto originale, l'appaltatore nemmeno si può rifiutare di procedere all'esecuzione del contratto. Allora, vediamo questa domanda a proposito del valore del quinto d'obbligo. Qualora si applichi il quinto d'obbligo in una gara d'appalto, il valore del quinto fa cumulo con l'importo del contratto ai fini del superamento della soglia comunitaria? Cioè, se io prevedo, diciamo, la possibilità di applicare il quinto d'obbligo, questo nell'ambito della previsione del contratto fa cumulo ai fini del superamento della soglia comunitaria? Cioè, già in sede di gara io devo calcolare la soglia includendo il quinto d'obbligo? Allora, vediamo la risposta. La risposta, quindi esaminiamo la base giuridica. La base giuridica è data innanzitutto dall'articolo 35, comma 4 del decreto legislativo 50 del 2016, il quale prevede che il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile al netto dell'IVA, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compreso qualsiasi forma di eventuali o
opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quando l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore prevedono premi o pagamenti per i candidati e gli offerenti, ne tengono conto nel calcolo del valore stimato dell'appalto. Quindi valore stimato dell'appalto che comprende qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. L'articolo 106,12 del decreto 52/16 invece stabilisce che la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originale. In tal caso, l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Quindi questa è la base giuridica, l'articolo 35,4, l'articolo 106,12 del decreto di esercizio 50 del 2016. Quindi resta la domanda, ma il quinto d'obbligo fa cumulo, visto che è una previsione di carattere generale, io devo calcolare, diciamo, il 20% ai fini della considerazione della soglia, oppure no? Allora, l'articolo 106,12 è una norma chiara nel definire il quinto d'obbligo come una prestazione aggiuntiva rispetto al contratto originario, che costituisce quindi una sopravvenienza. Essa quindi si sottrae alla previsione dell'articolo 35,4 del codice dei contratti pubblici, quindi alla stima iniziale del valore dell'appalto, il quale fa riferimento a clausole già previste al momento della predisposizione degli atti di gara e in questa sede inserite per effetto di scelta discrezionale della stazione appaltante, sia pur rimesse dette clausole nella loro concreta applicazione a una successiva valutazione facoltativa dell'amministrazione. I rinnovi, abbiamo parlato delle opzioni di rinnovo, di proroga contrattuale, ma è chiaro che in quel caso bisogna fare cumulo per la stima dell'appalto, anche se poi non so se applicherò quelle clausole. Tale ricostruzione risulta confermata dal fatto che il quinto d'obbligo rientra tra le modifiche contrattuali oggetto di variante e quindi si differenzia nettamente dai patti aggiunti al contenuto del contratto, che si inseriscono nella fase di formazione del medesimo. Inoltre, la sua inclusione negli atti di gara, ma non nel contratto, finirebbe per creare una distonia rilevante tra valore della gara e valore del contratto. Infatti, l'articolo 106,12 del codice dei contratti pubblici prevede che tale diritto potestativo a fonte legale e non negoziale, innestandosi ab externo sul contratto, il cui valore può essere ridotto o incrementato per effetto di scelte operate solo ex post dalla stazione appaltante, mentre il valore della gara risulterebbe fin dall'inizio ancorato ad un importo solo ipotetico e sicuramente divergente dalle offerte dei concorrenti, dal cui confronto concorrenziale dovrebbe di norma scaturire la difformità tra valore della gara e valore del contratto. Cioè, se io calcolo anche il quinto d'obbligo nell'ambito della base d'asta, cioè come ai fini della considerazione della soglia, e vado a creare una distorsione alla concorrenza, perché costringerei i concorrenti a effettuare una valutazione che tiene conto pure del quinto d'obbligo, che è una previsione legale, non è negoziale. Quindi io non posso, e che si verifica soltanto quando c'è una necessità, ma sopravvenuta nel corso dell'esecuzione, di applicare il quinto d'obbligo. Quindi, in considerazione di questo, nessuna norma del codice dei contratti e tantomeno l'articolo 106,12 richiede che il ricorso al quinto d'obbligo assuma rilevanza ai fini della determinazione del valore dell'appalto oggetto di gara.
e non se ne può né tenere conto neppure per le soglie di rilevanza comunitaria. Questa è una sentenza recente, febbraio 2020, del TAR Lombardia, che ci dice appunto il quinto obbligo è sopravvenuto, quindi tu non lo devi calcolare, la stazione appaltante non lo deve calcolare nell'ambito della stima dell'appalto per determinare se l'appalto supera o meno la soglia comunitaria. Del resto, se io prevedo invece che applicherò sicuramente il quinto d'obbligo, quella è una clausola precisa, chiara, inequivocabile, e allora entriamo invece nell'ipotesi di cui all'articolo 106,1 lettera A, e quindi è chiaro che in quel caso si deve calcolare. Ma se io non so se applicherò o meno il quinto d'obbligo, che ha un valore legale, cioè una previsione legale non negoziale, e allora la giurisprudenza dice io non devo considerarlo ai fini della stima del valore dell'appalto. Altra ipotesi di cessione è la cessione scusate, altra ipotesi di modifica del contratto è la cessione del credito, tant'è vero che viene inserita pure nell'ambito dell'articolo 106 del decreto legislativo 50 del 2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Quindi si può cedere il credito derivante da un contratto di appalto, ma deve essere stipulato con atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata questa cessione alle amministrazioni debitrici. Le cessioni di crediti da corrispettivo d'appalto sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione. Quindi basta semplicemente la stipula con atto pubblico di scrittura autenticata e la notifica della cessione del credito all'amministrazione debitrice. Attenzione, perché se l'amministrazione non vuole accettare la cessione del credito, deve notificare il rifiuto al cedente cessionario del credito entro il termine perentorio di 45 giorni dalla notifica della cessione, altrimenti questa acquista definitività. Le amministrazioni pubbliche nel contratto stipulato o in atto separato contestuale possono anche preventivamente accettare la cessione del credito da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione in esecuzione dell'appalto. In ogni caso, l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi di fornitura e progettazione con questo stipulato. Quindi tutte le eccezioni saranno opponibili a eccezioni che derivano dal rapporto sottostante, ovviamente, quindi dal rapporto di appalto. Possono essere appunto rivolte anche nei confronti del cessionario del credito, ma attenzione, ripeto, soprattutto l'importanza è sul rifiuto della cessione del credito. Se l'amministrazione vuole rifiutare la cessione del credito, lo deve notificare al cedente cessionario entro 45 giorni dalla ricevuta notifica della cessione del credito. Ecco, parlavamo della comunicazione delle varianti in corso d'opera. Allora, per gli appalti e le concessioni di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché quelle di importo inferiore o pari al 10% dell'importo originario del contratto, relative a contratti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, sono comunicate dal RUP all'Osservatorio regionale dei contratti pubblici. Quindi, per appalti sotto soglia o appalti sopra soglia, di importo inferiore o pari al 10% dell'importo originario del contratto, quindi le modifiche
di importo inferiore o pari al 10% appunto dell'importo originale del contratto, sono comunicate dal RUP all'Osservatorio regionale dei contratti pubblici. Ecco, qua io mi sentirei di dire che invece la norma fa riferimento proprio all'aumento, diciamo, finanziario, no? Del contratto. Quindi quest'obbligo di comunicazione, a mio avviso, vale soltanto nei casi in cui c'è una variazione di importo. E quindi all'Osservatorio regionale dei contratti pubblici entro 30 giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per la valutazione e gli eventuali provvedimenti di competenza. Per i contratti pubblici, invece, di importo superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di importo eccedente il 10% dell'importo originario del contratto sono trasmesse dal RUP all'ANAC. Quindi, varianti che eccedono il 10% dell'importo originario dei contratti sopra soglia vanno trasmesse non all'Osservatorio regionale dei contratti pubblici, ma all'ANAC, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e a un'apposita relazione del responsabile unico del procedimento entro 30 giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante. Qui c'è una verifica da parte dell'ANAC, che nel caso accerti l'illegittimità della variante in corso d'opera approvata, trasmette gli atti che hanno rilevanza penale alla Procura della Repubblica e quelli che causano danno all'erario alla Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 213,6 del decreto legislativo 50 del 2016. Questi sono gli obblighi di pubblicità delle varianti. Per quanto riguarda il rinnovo e la proroga degli appalti, che pure è una modifica contrattuale, una volta scaduto il contratto, se la stazione appaltante avrà ancora la necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazioni, deve effettuare una nuova gara, tranne che non sussista appunto una delle condizioni previste dall'articolo 106 del decreto legislativo 50 del 2016. Una di queste condizioni che legittimano il rinnovo del contratto e l'inserimento di questa ipotesi di rinnovo nella previsione degli atti di gara e del contratto. In tal caso, l'importo del contratto ai fini della valutazione della soglia è quello relativo al primo periodo, quindi il primo periodo di durata del contratto, più quello del rinnovo. Quindi la stima che abbiamo visto ai sensi dell'articolo 35,4 deve essere effettuata completamente, quindi considerando sia l'importo del contratto nella prima fase iniziale, sia quello del rinnovo, anche se il rinnovo è soltanto eventuale, ma è stato previsto e quindi deve essere considerato ai fini della soglia. La proroga, invece, che diciamo da un punto di vista giuridico si distingue dal rinnovo perché è solo un allungamento del termine di durata, mentre il rinnovo è una modifica contrattuale, può essere legittimamente determinata se sono soddisfatte tre condizioni. La prima è che si tratti di un contratto in corso di esecuzione, quindi la proroga può valere solo per i se diciamo, è disposta quando il contratto non è ancora scaduto. La seconda è che tale proroga sia prevista con apposita clausola nel bando o nei documenti di gara. La terza condizione è che essa sia limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contratto. Quindi la proroga è ammessa in questi, purché ricorrano queste tre condizioni. Il contratto non deve essere scaduto, deve essere prevista la proroga con un'apposita clausola nel bando o comunque negli atti di gara. La terza condizione è che la proroga può essere ammessa soltanto per il tempo strettamente necessario per concludere le procedure di gara necessarie per l'individuazione del nuovo contraente. In tal caso, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni, o addirittura più favorevoli per la stazione appaltante. Quindi questo è rinnovo e proroga degli appalti che sono ammessi esclusivamente se sono già previste negli atti di gara.
Allora, vediamo questa domanda sulla proroga. Qualora si applichi la proroga in una gara d'appalto, il valore della proroga fa cumulo con l'importo del contratto ai fini del superamento della soglia comunitaria? E per quanto tempo il contratto può essere prorogato? Quindi, se io inserisco la proroga negli atti di gara, questa la devo considerare come cumulo ai fini del superamento della soglia comunitaria, cioè l'importo della proroga, la devo considerare come cumulo ai fini del superamento della soglia comunitaria? E inoltre, per quanto tempo il contratto può essere prorogato? Allora, sempre la base giuridica, articolo 106, comma 11 del decreto, se io, qua c'è un errore, scusate, non è 105 e 50 ovviamente del 2016, stabilisce che la durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione, se è prevista nel bando e nei documenti di gara un'opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante. Questa è una base giuridica, vediamo la risposta. Al comma 11 dell'articolo 106, dunque, si legge che la durata possa essere modificata solo se prevista nella lex specialis come opzione di proroga. Tale opzione dovrà essere quantificata nel valore dell'appalto, ai sensi dell'articolo 35,4, e potrà essere attivata dalla stazione appaltante come diritto potestativo verso il contraente, che non solo non potrà esimersi dall'eseguire le prestazioni, ma dovrà effettuarle agli stessi patti e condizioni. Quindi, così come il rinnovo, anche la proroga deve essere considerata ai fini della stima iniziale del valore dell'appalto. Quindi sì, la risposta è sì, deve essere considerata ai fini della stima. Per quanto riguarda la durata, ma io fino a quando posso prorogare, diciamo, il contratto? Resta fermo il limite previsto dal Regio Decreto 2440 del 1923. Allora, nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato, il cui articolo 12,2 dispone che i contratti pubblici non possono avere una durata superiore ai 9 anni. E il Consiglio di Stato, con un parere, diciamo, del 1997, ritiene incluso nel conteggio dei 9 anni anche l'ipotesi di rinnovo contrattuale, e quindi la stessa cosa dobbiamo considerarla anche per la proroga. Quindi, vedete, costituisce unica eccezione a questo limite massimo il contratto di servizio energia, ai sensi del decreto legislativo 115 del 2008, allegato 2, che ne sancisce una durata massima di 10 anni. E questo, diciamo, è contenuto in una deliberazione ANAC numero 22 del 6 giugno del 2014. Quindi sì, il valore della proroga va considerato nella stima iniziale del contratto d'appalto, la durata massima compresa la proroga o il rinnovo è di 9 anni, salvo che nei contratti di servizio energia, che al massimo possono durare, ma questa eccezione è prevista dalla legge, 10 anni. Quindi questa, diciamo, è la considerazione su valore e durata del contratto. Ma se io invece non ho inserito nulla, diciamo, non ho inserito l'opzione di proroga e però, diciamo, non ho ancora completato la gara per l'individuazione del nuovo contraente, come faccio? In questo caso è applicabile la proroga tecnica, che è diversa dalla proroga, che consiste in una modifica della durata del contratto prevista negli atti di gara, perché l'abbiamo inserita negli atti di gara,
La proroga tecnica invece è applicabile anche senza questa previsione negli atti di gara, in ipotesi di imprevedibile prolungamento dell'espletamento di una procedura di gara tempestivamente bandita, quando l'amministrazione decide il prolungamento della durata per assicurarsi la continuità del servizio della fornitura. Quindi, anche se non ho previsto l'opzione di proroga nell'ambito degli atti di gara, posso comunque prorogare il contratto che sta scadendo quando ancora non è stata completata la procedura per l'individuazione del nuovo contraente. Ma attenzione, questa procedura si deve essere prolungata per cause imprevedibili dall'amministrazione e deve riferirsi, attenzione, ad una procedura di gara tempestivamente bandita. Certo, se il contratto per un servizio mi scade oggi e io la gara la determino a contrarre per la procedura di gara, l'ho fatta 10 giorni fa, sarà difficile, diciamo, a meno che non sia un affidamento diretto, che si concluda diciamo, questa procedura in soli 10 giorni. Ecco che non ci deve essere una responsabilità dell'amministrazione che sia causa del ritardo e quindi della cosiddetta necessità, ma in questo caso per colpa dell'amministrazione, della proroga tecnica. Quindi la proroga tecnica volta ad assicurare che nelle more dello svolgimento di una gara per il nuovo affidamento di un servizio, l'erogazione dello stesso non subisca soluzioni di continuità, rappresenta un'ipotesi del tutto eccezionale, utilizzabile solo qualora non sia possibile attivare i necessari meccanismi concorrenziali. Questo è il Consiglio Nazionale del Consiglio di Stato del 2019. I termini di ammissibilità della proroga tecnica sono ulteriormente chiariti da una delibera dell'ANAC, la numero 1200 del 23 novembre 2016, che ha ricondotto la proroga tecnica nell'ambito del tempo strettamente necessario ad evitare il blocco dell'azione amministrativa. Infatti, la figura della proroga tecnica elaborata dalla giurisprudenza come soluzione eccezionale da attivarsi in caso di necessità è tesa ad assicurare il servizio sempre che l'esigenza di ricorrere alla dilazione del termine non dipenda da causa imputabile alla stazione appaltante. Quindi, anche se non l'avete previsto nell'ambito degli atti di gara, è possibile la proroga tecnica, ma attenzione perché la proroga tecnica è applicabile come circostanza eccezionale quando la gara per la scelta del nuovo contraente per ragioni imprevedibili si sia prolungata e quando diciamo, queste ragioni del prolungamento non derivano da colpa, da responsabilità di ritardo della pubblica amministrazione. In materia di appalti pubblici, vedete, il ricorso alla proroga tecnica costituisce un'ipotesi del tutto eccezionale, utilizzabile solo qualora non sia possibile attivare i necessari meccanismi concorrenziali, poiché costituisce una violazione dei principi comunitari di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza, enunciati nel previgente codice dei contratti dal comma 1 dell'articolo 2 e oggi dall'articolo 30 del decreto legislativo 50 del 2016, e questa è giurisprudenza anche recente. La proroga tecnica ha carattere di temporaneità e rappresenta uno strumento atto esclusivamente ad assicurare il passaggio da un vincolo contrattuale ad un altro, come chiarito dall'autorità con un parere del numero 38 del 2013. Quindi la proroga è teorizzabile ancorandola al principio di continuità, quindi la proroga tecnica stiamo parlando, di continuità dell'azione amministrativa, ex articolo 97 della Costituzione, nei soli limitati ed eccezionali casi in cui, per ragioni obiettivamente non dipendenti dall'amministrazione, vi sia l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente. Quindi questi sono i principi, diciamo, per cui
condizioni, se volete, per le quali è applicabile la proroga tecnica. Per quanto riguarda l'autorizzazione alle varianti, abbiamo detto che l'autorizzazione alle varianti deve intervenire ai sensi dell'articolo 106,1 del decreto legislativo 50 del 2016 da parte del RUP, con le modalità che sono previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. Il paragrafo 6, lettera K, delle linee guida ANAC numero 3, quelle sul RUP, prevede che il RUP autorizza le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità anche su proposta del direttore dei lavori, con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante da cui il RUP dipende, e in particolare redige la relazione relativa alle varianti in corso d'opera in cui sono riportate le ragioni di fatto e di diritto che hanno rese necessarie tali varianti. Quindi è il RUP, diciamo, che deve autorizzare, è il RUP che deve comunque dare conto, no, del perché è stata autorizzata questa variante, anche se il RUP può sempre avvalersi dell'ausilio del direttore dei lavori per l'accertamento delle condizioni che giustificano le varianti. Quindi, cioè, voi sapete che il RUP è comunque il dominus della procedura, quindi il direttore dei lavori è una figura ausiliaria al RUP, quindi è sempre il RUP che decide. Quindi il direttore dei lavori propone al RUP le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione, e le relative perizie di variante, indicando i motivi in apposita relazione da inviare al RUP nei casi e alle condizioni previste dall'articolo 106 del codice. Quindi ha un potere di proposta di variante. Il direttore dei lavori risponde però personalmente delle conseguenze derivanti dall'aver ordinato o lasciato eseguire modifiche o addizioni di progetto senza averne ottenuto regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni gravi a persone o cose. In caso di modifiche di progetto non disposte dal direttore di lavoro, quest'ultimo è sempre responsabile. E quindi deve fornire all'esecutore le disposizioni per la rimessa in pristino con spese a carico dell'esecutore stesso. Quindi in assoluto non sono possibili modifiche intervenute ad opera direttamente dell'appaltatore, e anzi il direttore dei lavori deve vigilare affinché queste modifiche siano eliminate e ci sia la rimessione in pristino a carico dell'esecutore dell'appalto. Ovviamente il direttore dei lavori può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione di importo contrattuale, quindi abbiamo detto ampiamente modifiche di dettaglio, comunicandole preventivamente al RUP. Quindi non soltanto modifiche che non comportino aumento o diminuzione di importo contrattuale, ma che siano anche di dettaglio e che non stravolgano, diciamo, il progetto. Le varianti migliorative, invece, dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, possono essere anche proposte dall'esecutore in forma di perizia tecnica, corredata anche degli elementi di valutazione economica. Il direttore dei lavori, entro 10 giorni dalla proposta dell'esecutore, trasmette la stessa al RUP unitamente al proprio parere. Questa è una possibilità introdotta dall'articolo 8 del decreto ministeriale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti numero 49 del 2018. Veniamo a questa domanda: se il RUP non è un tecnico, no? E può capitare, no, che il RUP, diciamo, per carenza diciamo, all'interno della stazione appaltante non sia un tecnico, è obbligato ad autorizzare e firmare le documentazioni inerenti alle varianti. Ovviamente ci riferiamo alle varianti dei lavori pubblici. Sì, trattandosi di funzioni e competenze non delegabili, il RUP potrà avvalersi, oltre che del direttore dei lavori, del supporto di tecnici appositamente
individuati ai sensi dell'articolo 31,11 del codice degli appalti, vale a dire il supporto a rompo, ma tuttavia non potrà sottrarsi alle responsabilità circa i presupposti che legittimano la variante alla relativa autorizzazione. Quindi sì, il RUP è obbligato a autorizzare eventualmente e firmare la documentazione inerente le varianti.